Ecco una breve video recensione della videocamera del nuovo iPad Air. In questo momento io mi fermo così vi faccio vedere un po' bene la qualità con piccoli e regolari movimenti. Passiamo ora da una zona d'ombra, meno male di ombra, a una di luce per vedere un po' come compensa la videocamera. Qua. Ok, e di nuovo a terra per vedere come cambia la messa a fuoco. Ecco qui, andiamo avanti, proviamo a avvicinarsi a un oggetto di vicinanza. Eccoci qua, per esempio, come mettiamo a fuoco questo cactus. Ci spostiamo di nuovo velocemente, camminiamo. Andiamo ad inquadrare questi fiori. Qui. E ora camminiamo e vediamo un po' come funziona lo stabilizzatore ottico. Camminiamo normalmente. Passo spedito. E di nuovo zoom su una pianta. Zoom veloce. Vediamo come cambia, se si adegua bene lo zoom al cambio di inquadratura rapido. Di nuovo inquadriamo una zona, stavolta in lontananza, per vedere sempre come si comporta lo zoom, la messa a fuoco. Anche prima mi pare che ho sbagliato, ho detto zoom, comunque mi riferivo alla messa a fuoco. Eccoci qui, vediamo anche come si comporta la compensazione, l'esposizione alla luce, eccetera eccetera. Video in full HD a 1080p. E niente, questo è tutto con questa videoprova della videocamera dell'iPad Air.